Il Rebatabaussi qua davanti alla porta che è stata sfondata questa notte perché i migranti a quanto pare si sono utilizzato il bagno per motivi personali igienici. Un commento a caldo? Sì, ieri sera io ero fuori in vacanza, mi è arrivata la telefonata dicendomi che qualcuno si era introdotto all'interno del nostro bagno, sfondando la porta, come potete vedere, quindi ci siamo preoccupati, della situazione, anche perché proprio qui a fianco è stato costituito un centro a tutti gli effetti e oggi invece la situazione sta, un po' iniziando a degenerare, come era prevedibile. Naturalmente la nostra preoccupazione non è tanto che hanno sfondato la porta, quanto una situazione di responsabilità, di pericolo che ci potrebbe essere all'interno di questi capannoni dove vengono fatte queste strutture, tra l'altro per la prossima manifestazione di questo weekend che si svolgerà, e quindi chiediamo un'attenzione particolare. Io, come voi ben sapete, ho già contattato il sindaco e ho chiesto di vigilare con attenzione anche per togliere un po' la paura delle persone che la sera vengono a lavorare per poter creare questo Voi qua spettacolo. siete, sì. Ma noi qui siamo in un'area dove il comune ha destinato già dai tempi di quando si faceva la battaglia dei fiori, e noi siamo qui in un comodato dato dal comune e i capannoni sono stati costruiti proprio per realizzare queste strutture. Adesso, ripeto, la nostra paura è la responsabilità, perché responsabili di queste strutture siamo personalmente i presidenti di tutte le compagnie, quindi tutti i presidenti sono un pochettino. Quante compagnie ci Qui sono? ce ne sono sette compagnie, quindi adesso abbiamo dovuto chiudere tra l'altro l'acqua dal contatore perché hanno lasciato l'acqua aperta. L'acqua proviene da un contatore intestato alla compagnia carrista e all'associazione carristi, quindi ci sarà anche un dispendio di denaro inutile che dovremmo capire chi dovrà sostenere, anche perché noi siamo tutti volontari, quindi ritrovarsi anche oltre il danno anche la beffa sarebbe veramente fuori ogni concezione. Cosa ha risposto?